Siamo arrivati gradatamente a questo appuntamento, partendo dal regionale, come fanno tutti, siamo un motore del regione, ma abbiamo tanta passione, lì la differenza tra chi lo fa così per organizzarlo e chi lo fa con passione. Diceva prima il sindaco che noi ci incontriamo tutti i giorni, escluso la domenica mattina, perché la domenica mattina è sacra, la domenica mattina è per le moto, per cui io la domenica non esisto. Ma questa mia passione, la passione di tutti i ragazzi del Motoclub, non siamo tantissimi, però siamo riusciti nel tempo a fare delle cose immagine egregie, ed io ringrazio la federazione, il comitato regionale, la federazione oggi rappresentata qui dal presidente Sesti, che ci ha dato questa opportunità. Abbiamo già avuto contatti con il promoter internazionale La Sharp, ma qui siamo già in contatto, sappiamo che è un impegno difficile, gravoso, sotto tanti aspetti, ma questo non ci spaventa. Io dico che verrà una manifestazione ad hoc, perfetta, sarà una gran vetrina a livello internazionale per la città di Fabriano, ma io dico che lo sarà per la regione, lo sarà per i motoclub che ci hanno sempre sostenuto, perché siamo sinceri, noi da soli riusciremo a far poco, per cui i motoclub con cui abbiamo sempre collaborato saranno pronti a intervenire con noi e sarà una vetrina per la regione, e penso che in questo momento sia importante far vedere che c'è qualcosa di veramente positivo, che la capacità di poche persone, uomini, donne, perché da noi ci stanno anche le donne che ci danno una gran mano, è capace di far qualcosa di grande in questa nostra piccola realtà. Ritorna nelle Marche il mondiale di enduro per la quarta volta, questo penso sia importante, sia un premio per la regione, per cui ringrazio di nuovo la federazione. Nel mio conflitto di interessi ringrazio anche il comune di Fabriano per averci dato questa splendida cornice per oggi, e grazie a voi. Grazie.